Ragazzi, nel video di oggi metteremo a confronto due tipi di prodotti, quindi il tema del video sarà esclusivamente make-up e nello specifico metteremo a confronto due tipi di mascara, uno il più discusso degli ultimi tempi, sfornato dalla casa Benefit, mentre l'altro è semplicemente il mio preferito. Ritengo essere uno degli sfidanti migliori per, diciamo, sfatare il mito oppure confermarlo. So che detto così forse non si capirà benissimo il tutto. Voglio praticamente sfidare questo mascara che è il Bad Girl Bang della Benefit, che voi sapete benissimo se ovviamente seguite questo genere di temi, insomma, è stato lanciato, se non erro, alle Hawaii circa un 6-7 mesi fa. Come influencer dall'Italia sono state scelte una youtuber che mi piace tantissimo, che è Kiss and Makeup, ovvero Nicole Huser, che adesso ha cambiato anche nome, e Giulia Dell'Ellis. Ho seguito tantissimo le loro storie sia su Instagram che poi i vlog su YouTube e sono rimasta completamente innamorata e stra incuriosita da ragazze questo tipo di mascara qui. Promette cose stratosferiche, spaziali, potremmo dire, però non lo so, finché non lo provi non puoi mai dire. E presso il centro commerciale di Arese, se non erro, da Sephora ho acquistato la mini size della Bad Girl Bang di Benefit. Non è un mascara prettamente economico, sì, la casa che lo produce è molto molto famosa, ha una qualità pazzesca per quanto riguarda il make-up, e vi posso dire che a confronto metteremo un mascara di 28,50 € contro un 33 € di Chanel. Questo in particolare, ragazzi, è il Sublime de Chanel, che io da quando ho nella mia makeup collection è diventato il mio preferito in assoluto. Non lo so, è un mascara davvero pazzesco che vale tutti i soldi che viene pagato. Lo scovolino, come potete vedere, è di quelli classici in silicone, insomma, con i dentini molto molto stretti e non ha forme particolari, non ha forme curve, non ha forme spirale, insomma, è davvero un mascara semplicissimo, però definisce le ciglia, le divide, quindi non crea quell'effetto ragnetto. Non mi ha mai deluso, possiamo dire questo. Mentre questo qui invece, cioè, standing ovation per me, perché ho davvero aspettato tutto questo tempo perché volevo testarlo con voi, quindi non volevo testarlo prima per poi avere una sorta di first impression falsata, nel senso di fingere davanti a voi. Per me sarà davvero la primissima volta. Un attimo dirvi nello specifico che cosa promette questo mascara, perché questo di Chanel non promette niente, nel senso che si vende in questo modo. Il classico slogan è quello di ciglia perfette, insomma il solito slogan che pubblicizzano tutti i brand, anche se possiamo dire che Chanel non è che si pubblicizzi chissà quanto, perché sono dei prodotti che fondamentalmente si vendono anche, cioè, da soli. Chanel è Chanel, come un po' Givenchy, come un po' Saint Laurent. Questi grandi brand si vendono da soli, non hanno bisogno di pubblicità pazzesche, di lanci pubblicitari che richiedano comunque presenze di influencer varie, assolutissimamente no. Però nello specifico io stimo tantissimo la casa Makeup Benefit, mi piace veramente tanto e voglio quindi leggervi che cosa promette questo mascara qui. Ho anche conservato la scatolina, che promette 36 ore di questo volume pazzesco super pieno di ciglia. Hanno praticamente un impatto che più grande non si può, perché al suo interno questo mascara contiene delle aeroparticelle direttamente dallo spazio e niente, vabbè, praticamente sono degli slogan spaziali. Vi dico che ho già fatto il mio make-up, quindi ho già steso l'eyeliner, ho definito le mie sopracciglia, ho fatto una piccolissima base basic di ombretto, insomma tutti questi prodotti qui, e voi sapete che io sono solita utilizzare il piegaciglia prima di applicare il mascara. Oggi skipperò questo step perché voglio vedere come si comportano senza l'aiuto di alcun prodotto, e andremo a mettere sul mio occhio destro, quindi per voi il sinistro, il Bad Girl Bang di Benefit, mentre sul mio occhio sinistro andremo ad applicare le Sublime di Chanel. Sono davvero super super eccitata per questa cosa. Voglio scusarmi per la mia voce. Ieri sono stata ad un matrimonio di una mia carissima amica, che tra l'altro se mi seguite su Instagram avrete visto storie, foto e quant'altro, e non lo so, secondo me i matrimoni sono devastanti, perché o ti prendono in un modo e vuol dire che tu non ti sei divertita e quindi ti prendono come se tu non avessi affrontato un matrimonio nel giorno precedente, o ti prendono come prendono a me, ovvero con raffreddore, voce bassa e tipo distrutta perché ho la schiena non lo so come, un pochino
pochino, non lo so, strana. Ho dovuto mettere non si sa quanti contorni occhi fra stanotte e stamattina perché avevo davvero delle occhiaie fuori dal comune e vedo ancora adesso nello schermino della telecamera che i miei occhi sono tipo due bolle d'acqua praticamente. Infine voglio dirvi ragazzi che non sarò io a decretare il vincitore, io dirò semplicemente la mia opinione perché voglio che nei commenti qui sotto siate voi a decidere chi ha vinto, insomma il vincitore di questa challenge. Quindi se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi qui sotto cliccando sul subscribe per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video, attivando anche la campanellina qualora voleste comunque ricevere anche le notifiche in tempo reale. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate sempre super super attiva, come sempre il link è qui sotto sia in descrizione che in sovraimpressione. E detto questo iniziamo con l'applicare, come vi avevo detto, sulla parte destra del mio viso il Bad Girl Band di Benefit. Sono curiosissima e vediamo insieme lo scovolino. È abbastanza semplice, ha questa punta finale come potete vedere qui, i dentini sono molto sottili, fini fra di loro, quindi andiamo subito alla stesura del mascara. Dunque la prima applicazione per quanto riguarda il mascara Bad Girl Band di Benefit. Io non dico nulla, non mi esprimo perché aspetto di stendere anche le Sublime de Chanel sull'altro occhio. Come potete vedere lo scovolino bene o male somiglia a quello di Benefit di cui vi ho appena parlato e di cui vi ho appena mostrato l'effetto. Ha una forma leggermente meno appuntita, i dentini sono molto molto più corti e sono anche più fitti vedendolo così ad occhio nudo, e quindi iniziamo subito. Vi ricordo quindi squadra Bad Girl Band di Benefit lato destro e squadra Le Sublime de Chanel lato sinistro, quindi valutate voi ragazzi. Qual è secondo voi il vincitore di questa challenge? Quindi qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra decisione, il vostro decreto finale. Io il mio bene o male ce l'ho, non lo so se voglio dirvelo adesso perché non voglio condizionarvi in alcun modo, quindi casomai ve lo faccio sapere o nelle stories di Instagram, quindi passate a seguirmi anche lì se siete curiosi, oppure nell'intro di un prossimo video, non lo so, adesso decido ancora. Niente, io spero tantissimo che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto, vi abbia divertito, sia stato per voi piacevole passatempo, insomma. Mi raccomando, se è così fatemelo capire con tantissimi pollicini in su, iscrivendovi qui sotto al mio canale e passando a seguirmi sui social che vi lascio qui sotto linkati in info box. Io vi mando come sempre un bacione grandissimo e sempre se vi va ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!